Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Il dolce di oggi è un dolce lievitato. Un po' anni 90 a dire la verità, però l'altro giorno sono stato al supermercato e ho visto delle confezioni di questi piccoli dolcetti in versione molto più piccola di questa. E quindi mi sono detto, perché non provare a portarle sul canale? Quindi oggi prepariamo le pesche dolci, ovvero una sorta di pan brioche inzuppato in una bagnera al kermes e farcito con marmellata di lampone, crema pasticcera o anche cioccolato. Insomma, un dolce molto caratteristico, simpatico, carino da vedere. Oggi vi faccio vedere come si fanno. La prima cosa da fare sarà il lievitino in planetaria con la foglia, semplicemente perché li sono pochi gli ingredienti e aiuteremo così la macchina a pescarli. Inseriamo farina, acqua leggermente tiepida e lievito di birra sbriciolato. Facciamo partire la macchina e continuiamo a girare fino a quando non otterremo un impasto grossolano che lasceremo nella ciotola della planetaria a lievitare fino al raddoppio del suo volume ad una temperatura massima di 28 gradi. Mentre il lievitino riposa prepariamo lo sciroppo che andrà a comporre la bagna con la quale inzupperemo le nostre pesche in un pentolino, acqua e zucchero. Facciamo bollire questo sciroppo fino a quando lo zucchero non sarà completamente sciolto, lo versiamo in una ciotola e solo quando sarà completamente raffreddato aggiungiamolo al kermes. Quando il nostro lievito sarà raddoppiato di volume, possiamo procedere con la seconda parte dell'impasto. Questa volta con il gancio inseriamo la farina, il latte e un tuorlo d'uovo. Facciamo girare fino a amalgamare bene questi ingredienti. Quando l'impasto si staccherà dai bordi, aggiungiamo piano piano, poco alla volta, lo zucchero. Quando, dopo più riprese, lo zucchero sarà stato assorbito, aggiungiamo il miele. E il sale. Quando anche questi ultimi due ingredienti saranno stati assorbiti, aggiungiamo il burro, morbido e a pezzettini, poco alla volta, dando sempre il tempo all'impasto di assorbirlo. Impastiamo fino ad ottenere un impasto elastico, morbido e asciutto, che faremo puntare, ovvero lievitare leggermente, per una mezz'oretta circa, ovviamente sempre coperto da un canovaccio o dalla pellicola. Dopo che il nostro impasto avrà ben riposato, lo trasferiamo sul piano da lavoro e possiamo cominciare a spezzarlo. Io farò delle palline di circa 40 grammi l'uno. Gli diamo due veloci pieghi con le mani e formiamo delle palline. Che metteremo a lievitare su una placca ricoperta di carta da forno. Ricordatevi sempre di coprirle per evitare che facciano la pelle. Ci metteranno circa un'oretta e mezza. Cuociamo quindi il tutto a 170 gradi per circa 12-15 minuti. Quando le nostre sfere saranno ben raffreddate, possiamo cominciare a comporre il nostro dolce. Buchiamo con i denti di una forchetta il fondo delle nostre sfere. Le immergiamo nella bagna al kermes che abbiamo preparato in precedenza fino a inzupparle completamente. Utilizziamo la farcitura che preferiamo, che sia crema pasticcera, una crema al cioccolato oppure, come in questo caso, marmellata di lamponi e passiamo nello zucchero semolato. Ed ecco qua le mie pesche dolci. Insomma, avete visto, non è così complicato farle. La base, essendo una pasta brioche, bisogna
dare il giusto tempo di lievitazione e di impasto. Però niente di complicato, insomma. E niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete mai assaggiato questo dolce, se vi ricorda l'infanzia, oppure se lo vedete ancora nei supermercati e lo vedo soltanto io. Insomma, scrivetemi qualsiasi cosa qui sotto nei commenti e mi raccomando, ricordatevi che qui sotto troverete la ricetta per prepararla a casa anche voi. E se dovesse esservi piaciuto il video, io vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!